Ehi là, grande! Ale Martina! Incredibile, la potenza del Giro d'Italia. Che figo. Scorta d'onore, Dario si è portato una sola barretta per oggi. Ehi là, grande, come stai? Bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sulle strade del Giro d'Italia, almeno una parte, perché sono un po' stretto con i tempi, con Martina, che avete già visto anche nei video dell'Istra 300, che sta pedalando tutte le tappe del giro da sola, quindi mi sembrava doveroso offrirle un po' di scia e una scorta. Con noi c'è anche il buon Dario. Si va. L'altro ieri, bello no? Della TV sembrava una figata. Stefano, dove sei? Qua siamo in zona tua. Siamo partiti da Buia, o meglio, abbiamo preso su Martina a Buia, città del mitico Alessandro De Marchi, maglia rosa al giro dell'anno scorso, con il quale ho avuto anche piacere e l'onore di fare una chiacchierata su Instagram in quarantena. Buia, Tarcento, usciamo da Tarcento e iniziamo a salire. Da Parenzo a qua non è cambiata una cosa, devi sempre smadonnare con i rapporti, è così. Puntiamo la prima salita, che è Villanova delle Grotte, dove sono stato poche settimane fa durante il giro direzione Porzus. A Porzus, se non avete visto il video, ho preso la grandine e ve lo lascio linkato qua in alto a destra. Comunque, Martina è ispirata da quello che ha fatto Lachlan Morton del team EF l'anno scorso, che ha pedalato da solo tutte le tappe del Tour de France anticipando il gruppo. Lei sta facendo la stessa cosa con il Giro d'Italia, quindi si è già sparata tipo 3000 km e 45000 metri di dislivello da sola, una grande, mitica. Quindi quando il giro arriva in Friuli, ma soprattutto se arriva Martina, non si può non scortarla per qualche chilometro. Where are you coming from? We're from Canada, but yeah, we're riding the last 7 stages. Nice. So we did Salo d'Africa and yeah. And then you're coming to Dolomites tomorrow. Yeah, exactly. Nice, nice. The Marmolada. Marmolada. Uh-huh. And you? We are coming from me near Marano. Okay. The other guy near Udine. Oh. And the girl who's with us. Yeah. She's riding all the stages. Every stage. And you every stage alone, like Lachlan Morton did in the Tour de France. Yeah. So we are taking her to the stage. Oh, got it, okay. And I'm filming for YouTube. Oh, really? Nice. Oh, cool. Bene, abbiamo fatto la sparata. Canadesi. Fanno le ultime 7 tappe. Sto provando anche il nuovo S800 di Brighton Sport. Lasciatemi magari un commentino se volete vedere unboxing, configurazione, feedback e tutto il resto. A Dario, ti giri perché vuoi attaccarmi? Ti giri perché vuoi attaccarmi? No. Ale Martina! Allora, a parte il fatto che la gente
ferma Martina per chiederle come va, perché quelli della carovana hanno iniziato a conoscerla. Abbiamo pescato questo gruppo di ragazzi, che avete visto anche prima, canadesi, che fanno le ultime tappe con i trasferimenti e il supporto. Ma bellissimo pedalare sulle strade con la segnaletica del giro, e devo dire che anche chi ti sorpassa in macchina per una volta non ti manda a quel paese, ma anzi tira giù il finestrino, ti fa l'occhiolino, fa il segno di forza, saluta. Incredibile, la potenza del Giro d'Italia. Che figo. Torna Antone tutto addobbato rosa. No, sto scherzando, no, no, tranquillo. Grazie, che gentile. Buongiorno. Are they supporting guys Italian or Canadian? It varies. There's a Mexican, Belgian, uh-huh. A couple of Brits. Okay. We have an Italian. Villanova delle Grotte, il gruppo approccia la discesa. In testa Martino Valmasso e Carlo Lituo. Lo squadro ha pensato. Mi è già salita la stupidera. Direzione Passo Tanamea. Troppo in anticipo sul ristoro. Passiamo il torre e qua siamo sulla salita al Passo Tanamea. Che figo. Uno e mezzo allo scollino. Scorta d'onore. Dario si è portato una sola barretta per oggi, perché lui voleva fare un'esperienza ultraterrena. Cos'è? Un'iposca. Passo Tanamea, passa per il pian dei ciclamini. Non riesco neanche più ad articolare. Sono venuto qua a camminare una volta. Se non sbaglio ci ho fatto anche un video, in caso ve lo lascio linkato nella i qua in alto a destra. 1 chilometro il GPM e 37 metri di dislivello mancanti. Che bello, che figo. Buongiorno. GPM Passo Tanamea. Che figo. Grandi. GPM Tanamea. Thank you.
siamo entrati in Slovenia. Allora, non so dirvi che salita è questa, ma vi posso dire che stiamo puntando sulla mappa, leggo Zaga, che non so cosa sia. Comunque la salita è molto bella, con degli strappi, ma fresca, c'è un po' di aria, quindi apprezzabile. I feel Slovenia. Un valico, un confine. Che posto! Ho letto un cartello Bovez, ma non voglio dichiarare cose di cui non sono sicuro. Che figata! Tranquilla. Oxford. 11:34, crostatina, fontana, in discesa verso Zaga, Caporetto. E la Marti che va a fare la pipì. Va a fare la pipì. Che personaggio. Il gruppo ha effettuato la pausa fisiologica, mezza crostatina ad Ario. Tutte le borracce e scende direzione Caporetto. Cobari. Che figata, Ternovo. Abbiamo 2 ore 51, 67 km e 1.300 di dislivello. Ci siamo fermati nei pressi di Caporetto. Toast e cocchina tattico. Sarebbe così. Abbiamo quest'ultimo doppio strappo. Facciamo così. Facciamo così. Bene. Toast, cocchina e via. Stammi bene, dai, mi raccomando. Sono a posto. No, grazie. Dai, almeno le coppie, dai. Federico? Aspetta, aspetta. Federico, no? Esatto. Ok. Stammi bene o scortatela, mi raccomando. Luca, grazie mille. Fatto un piacere. Ciao. Ciao Marti, grandissimo. Ciao, dai. Ciao, buon rientro. Ciao. Buon giro. Dai. Ciao, ciao. Allora, noi qui a Caporetto dobbiamo uscire dalla traccia della tappa 19. Abbiamo infatti salutato la Martina e anche Luca e Federico che ci hanno accompagnato per un pezzo di tappa, perché dobbiamo tagliare e iniziare a togliere chilometri dal giro per rientrare dove abbiamo lasciato le macchine, o meglio a buia, perché
siamo un po' strettini con i tempi oggi, purtroppo non riuscirò a vedere l'arrivo a Castelmonte e comunque con questi tempi qua non sarei sicuramente riuscito a fare tutta la tappa, sarei dovuto partire molto prima. Dobbiamo scollinare questo monte, che non so che cos'è, in uscita appunto da Caporetto, rientriamo in Italia e puntiamo verso Buia. Ripartiti dopo Tosta e Cochina, 3 ore 03, fra 50 metri inizia la quarta salita, qua davanti. Inizio salita, 6 km, 246 dislivello, leggera, è tutta al 5-6%, con un panorama incredibile sulla valle. Adesso quando giriamo la curva vi mostro. Va che vallata, che roba, là in fondo c'è l'Italia. Allora, visto che la salita è pedalabile, vi mostro una feature dell'S800 che ho. Porca miseria, dicevo, vi mostro una feature dell'S800 che ho appena usato sulla schermata col profilo altimetrico della salita singola. Ciao. Per modificare un dato sulla schermata, in questo caso con il profilo altimetrico di tutto il giro. Qui per esempio mi sono messo due volte le calorie sbagliando, quindi tengo premuto il riquadro che mi interessa, diventa rosso, premo di nuovo e qua per esempio ci metto la durata del percorso, ce l'ho già sopra, premo, seleziono e metto magari la distanza e non succede niente. Ottimo. Premo un dato, scelgo la distanza, tac. Non so perché non funzionava nel riquadro in basso a destra, in basso a sinistra ha funzionato e mi va bene così. Sfiga vuole che Dario abbia forato in salita, quindi torno indietro per portargli la pompa. Ah no, sei qua! Se fossi più giù. E via. Post riparazione foratura. Qui siamo in un paese che si chiama Boriana, perché l'ho letto sul cartello, non perché io lo sappia. Qua davanti c'è una bellissima chiesa, molto stile molto montanaro. Qua non scendiamo, restiamo alti, cioè non sta roba qua, ma puntiamo Breghini, che è il posto dove sono stato quando sono andato a Monte Fosca. Video in alto a destra. Pecore, bel paesino, vallata, giornata stupenda. È una salita che inizia a 200 metri. Qui siamo a Breghini, dove sono passato in questa direzione, quindi in direzione opposta, quando sono arrivato da Monte Fosca. Vediamo se Dario vuole fermarsi nel bar che c'è qua a destra, se no proseguiamo. No, chiuso. Ciao. Ciao. Possiamo bere qualcosa? Can we drink? Yes, thank you. A Breghini, localino top, musica selection di livello, VIP cola, senza scarpe. E adesso gli strucchi. A Breghin, ho scoperto che si dice così, perché l'ho chiesto alla ragazza del bar, perché Dario aveva forato. Noi saliamo di qui. Cosa ci chiede questa roba? Ah, so dove siamo. Ma sai che
Forse? Sono tutti di qua, ho girato a destra una volta. Strappetto e successiva discesa in condizioni non proprio da Giro d'Italia, ma siamo fuori dal percorso, quindi ci sta. Cerchiamo di rientrare con un passo un po' spedito. Vedi? L'altra volta, quando ho fatto il giro con Federico, mi sono fermato qua perché lì c'era il camion di pompieri. Ultima salita di giornata, Sella Sant'Antonio, puntiamo The One and Only Platiskis, che tanto mi era piaciuto nel video con Federico che menzionavo poco fa. Qua sono 7,5 km al 7 medio per cento, ormai giriamo tutti i concetti, finito sono. No dai, 4 ore 89 km scoccati adesso, 1789 1790 dislivello. Un bel rosso scuro sul profilo altimetrico, quindi sicuramente più del 15. No, bellissimo il giro di oggi, mi ha fatto anche molto piacere beccare Martina e accompagnarla. Ma i dischi che grattano sulle pastiglie, che fastidio. Un bel tornante al 10 in uscita da Platiskis, che per farci un'idea di questo paese qua, figata, ancora 3,5 km di salita, tutta gialla, rossa e arancione e via. Queste qua sono robe brutte, salita esposta con l'aria invisibile al 7-8-9% sotto il sole, completamente aperta. Fino qua c'è un po' di refrigerio, ultimi 2,5 km. Mi aspetta un altro tratto duro qua davanti, ma almeno c'è un po' di aria fresca. Quasi allo scollino di Sella Sant'Antonio, qui c'è il cartello, mi ero fermato la volta scorsa, probabilmente scenderò proprio da quella strada là che avevo fatto in salita, così posso dire di aver fatto tutti e due i versanti. Eccolo. Che posti! Qua davanti ci sono 400 metri di strappo veramente brutto, e poi dovrebbe essere fatta a livello di dislivello. Questo dovrebbe essere il punto più alto da qui al rientro. Zore. Va che panorama. Che figata.
dentro. Stai pane, ladies and gentlemen. Di rientro a buia, sono molto contento di essere riuscito ad accompagnare Martina per un pezzo del giro e anche aver fatto conoscenza di qualche altro ciclista lungo il percorso. Rientro abbastanza infinito perché Dario è del 50° chilometro che sta mangiando come un animale, ci siamo fermati in tutti i bar della zona. Io direi che vi saluto qui senza portarvi inutilmente su questi drittoni di rientro alla macchina. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video con un commento, scrivete qualcosa se volete farmi qualche domanda, vi leggo, lasciate un like se vi è piaciuto. Se volete vedere il giro su Strava c'è il link in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, ciao.